Old Toothboss 007 e ho riaperto proprio dopo quando io ho detto che andavo a prendere un po' di blocchi e col nuovo, anzi col vecchio piccone che c'avevo, continuiamo a prendere il carbone che c'avevo, cioè il carbone e i blocchi che mi servono per fare il mob grinder. Se vanno là i blocchi, io capisco. E così via. Scusate se ho fatto, se ho stoppato subito, ma erano già 14 minuti qualcosa che stavo registrando, non andava bene. Prendo, a me devo fare a me un sacco di mob, secondo poi poi vediamo se facciamo ancora un altro stacco. Facciamo quello di terra. Comunque, io non ho idee per questo mondo. Se voi vi vengono idee per questo mondo, potete tranquillamente dirmelo, poi lo faccio. Cioè, io avevo idea con mio fratello di fare un villaggio nella roccia, come la spada della roccia, ma io voglio fare un villaggio e così via. Voi se mi venite in mente di fare altre cose, tipo golem di ferro, cose e così via, basta che me lo dite, posso fare la farm di tutto quello che volete, basta che mi dite come si fa però. Che se, tipo la farm di golem è un po' difficile da fare, la farm di cobblestone è molto è difficile da fare. Voi mi date l'istruzione per farle, io le scrivo nel mio block notice, nel mio quadernino degli assegni di quando faccio i video e poi faccio il video, poi mi guardo il mio quadernino dove ci sono scritte tutte quante le cose che devo fare e lo faccio. A me, io pensavo di fare più cobblestone generator, così quando devo prendere la cobblestone ne ho tantissima e così via. Quanta ne ho? 57, dai che ce la possiamo fare. Comunque, se vi vengono idee per qualcosa, basta che me lo dite, tanto io sono tutto orecchie. Anche se sta piovendo, Gesù Cristo, ma perché deve piovere sempre adesso? Comunque, io fra un po' messaggio con una mia amica che si chiama Alice, che avete visto nel video prima, che mi deve dire delle cose che so io e lei, che sappiamo io e lei. E poi basta. Questo video lo farò durare un altro po', che faccio idea che vado a mettere a posto il mob grinder e così via. Poi devo fare i compiti perché giustamente gli youtuber non è che possono soltanto fare video, devono fare anche un po' i compiti e così via. Farò un po' di compiti e poi uscirò e andrò a farmi un giretto, non so come ci andrò perché c'ho la bici che sgonfia. E così via. Non so cosa dire perché... Ah sì, ho fatto dei video in cui andavo a vedere una casa vecchia dove ci abitava prima mia nonna. E poi sono andato a vedere una vecchia dove hanno buttato delle cose di un tipo dell'aeronautica. È carino perché scopri cose che di solito, almeno in campagna, in Calabria dove abitiamo noi, dove abitano i miei nonni, quelle cose di solito te le fanno costare l'ira di Dio. Per esempio, io quando ho fatto quando sono andato da solo a vedere quelle cose con mio zio, a un certo punto abbiamo trovato cose che di solito nella vita reale te la fanno costare l'ira di Dio. Tipo, a un certo punto abbiamo trovato un sacchetto pieno di posate in argento, cose che di solito nella vita reale le puoi trovare però al costo di tantissimo. Poi a un certo punto abbiamo trovato cose che sono molto strane da trovare e quindi, cioè, e le abbiamo prese e le abbiamo portate via con noi. Tipo, abbiamo trovato una cosa che usano le vecchiette per portare la spesa a casa, quelle valigette strane. Poi ho trovato una valigia per bambini e poi abbiamo trovato dei giornali di questo signore dell'aeronautica e poi abbiamo trovato dei cosi per gonfiare i cosi del mare,
i gonfiabili, quelli per andare in acqua, e poi ci sono state attrezzature, c'erano scatole di legno molto carine, una scatola dove c'era il disegno di Napoli e così via. Però, cioè, sono carine perché sono cose che tu in natura le trovi, però a costo tipo di 10 euro, 20, e quindi se tu le trovi così, è come se tu avessi trovato sta cosa senza averla comprata. È carina, devo dire la verità, è carina, però sono cose vecchie e sono un po' distrutte, però se le rimetti a posto, diciamo che poi sono cose che tu le vai a rivendere, ci guadagni leggermente, ecco. Tipo, in una giornata, con tutte le cose che ho trovato, ci guadagno almeno 5 euro, se va tutto bene, ecco. Se invece ci sono dei bastardi, dicono, ah, ma queste le trovate per terra, te le fanno costare 1 euro ciascuna, e quindi diciamo che non è una cosa molto bella. Depositiamo qui l'acqua e scendiamo nel modo più no! Dimmi che quello non è. Raga, se quello è un creeper caricato, mi fa il bus de killer. Come si dice. Fatemi vedere di qua. Ok, posso prendere l'acqua. Fatemi prendere l'acqua. No, 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 no. Io vado per di lei. Dimmi che quel creeper non è. Ok, fammelo venire in qua. Ma che palle! Miseriaccio! Sti creeper che rompono le palle, oh! Ma io ci ho messo 30... Cioè, ogni volta che mi esplode un creeper, devo sempre rimettere a posto tutto. Sempre con la terra, perché poi è la terra che mi rimette sempre tutto a posto. Comunque, saliamo e facciamo le nostre cose. Mettiamo a posto... Così via. Questo video non parlerò tantissimo anche perché... Vabbè. Comunque, finisco di fare le mie cose e spengo anche perché devo fare anche alcuni compiti, quindi non posso farlo durare tanto e così via. Saliamo, mettiamo a posto alcune cose e spengo. Yalla fissi mamt. Scusa, sono parole calabresi, non le capite voi. Perché... Io, siccome ho la madre che parla calabrese, poi alla fine mi ha fatto insegnare anche il calabrese, quindi alcune parole le dico anche in calabrese. Quindi non vi preoccupate se dico parole strane, affissimamme, che vuol dire è una parolaccia, però voi non la capite perché è una parolaccia detta in dialetto calabrese, quindi non la capite, ecco. È una parolaccia che... Io potrei anche dirla con tutta tranquillità perché tanto non la capite, però cioè, anche YouTube, però YouTube la capisce, quindi se io gli dico a fissima metà YouTube, diciamo che non è che è molto contento, anche perché cioè, se tu gli vai a dire queste parole all'azienda di YouTube, diciamo che non è tanto contento. Facciamo le nostre cose. Finiamo di mettere a posto qui. Anche lui deve essere rimesso a posto. Finiamo, ecco, scendiamo con tutta tranquillità. Adesso possiamo salire e metterla a posto. Perché ho 29 pezzi di cobblestone se prima ne avevo 40? Vabbè.
Comunque, facciamo il passaggio qua per... Scusa Alice se non ti sto rispondendo adesso, ma sto facendo alcune cose che non posso risponderti. No, non perché non voglio risponderti, ma perché sto facendo un video e non voglio rispondere, questo non perché... Adesso finiamo di fare queste cose e poi devo spegnere anche perché 10% e così via. No, sono scemo. Devo scendere perché c'ho... Vabbè, dai, spengo perché devo andare a fare i compiti e non posso continuare. Vabbè, dai. Ciao ciao.